Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati ovviamente con Wukong. Abbiamo terminato il capitolo 4 e stiamo per cominciare il quinto, cioè il penultimo. Sì, anche perché il quarto capitolo per me è il più debole visto finora rispetto agli altri, cioè quello che mi è piaciuto meno rispetto agli altri. Quindi dai, speriamo, spero che si riprenda con questo quinto e poi arrivi al culmine col sesto. Più che altro sia per questione di level design, art direction, boss, NPC, un po' tutto in generale. Mi è sembrato un po' sottotono. Vediamo questo, vediamo questo. Foresta di Braci. Ma è sempre lui? No, non può essere, l'avevamo liberato. Ah, sono quei nemici che una volta morti continuano ad attaccare. Sì. Fidati. E va da solo. Non gli è servita la lezione. Assolutamente no. Quindi vediamo questo scenario tutto carbonizzato, come se fosse stato appunto tutto bruciacchiato. Molto interessante, che ci troviamo, non so, vicino a un vulcano? E c'è gente che combatte. Ma che cos'è sto coso? Perché mo quell'altro l'abbiamo visto, a parte piove lava. No, ma che è quel coso? Che ha una mira di merda, però. Prode Ascia Cerea. Chi è? Quali dei 25 nemici? Ah, ok, è lui. Ok, prima volta che ci trasformiamo nel Lung giallo. Vediamo un po' che cosa combiniamo di bello? Però come ricarichiamo le cose lì, le palline lì?
Non è che abbia proprio ben capito, eh. Comunque. Ma che sta... Ma... Scusa, eh. Se bug... Che sta succede? Ma non me lo prende... Ma se è buggato non mi prende neanche il lock. Ma perché quello è a terra? Ok. Forse dovevamo sconfiggerlo ma non ucciderlo. Quindi boh. Passiamo a questo. Minchia. Multiplications. Vai prima che la blocca. Ok. Carro di ferro marrone. Un carro armato, quindi un carro normale. Fanno un cazzo le copie, stanno lì ferme, vabbè. Certo che a livello di danno, comunque, è vero che è bello corazzato, ma non gli stiamo veramente facendo granché. Muori. Ah, ecco. Ruho. Bisogna trovare un modo per distruggerli, perché effettivamente se facciamo col combattimento classico ci mettiamo 25 minuti. I carri dei 5 elementi. Sì, ok. Dimmi qualcosa di più. C'è qualcosa sotto. C'è anche lì quel coso, qui c'è quest'altro coso. È tutto un coso. Lì, vabbè, come ho fatto a lasciarlo. Padre delle pietre. Pare Godzilla. Godzilla sporco di fango però. E senza peli. No Godzilla, coso. Ah, King Kong. Vabbè, più o meno, dai. Perché? Ma non gli ho fatto niente. Ma scusa, ma gli ho tolto qualcosa che aveva in mano? Ma perché? Ma così a casaccio? Aha. Fa male fa male solo con l'urlo questo qui. Ma tipo ho tirato fuori una lingua lunghissimo. Oh, sì, che schifo. Ma che?
Il culo di King Kong ce l'ha però, eh. Ecco, bravo. Stai così. Tanto forte quanto bello. Carro di bronzo grigio. Ecco, dov'è? Aspetta. Perché lì c'è una faccia, ma non è quello lì. Dov'è? Ah, laggiù. Stavolta questo ci prende però, eh. Anche a distanza. Ci sarà un modo per prenderlo di lato, andargli alle spalle? Non lo so, perché frontalmente non gli facciamo nulla. Ma sempre quell'attacco. Cioè. È strano. Comunque. Prendo un danno dalla brina e va bene. Vabbè, ma in realtà. Forse perché lo stiamo colpendo in testa, gli stiamo facendo un bel po' di danno. Sì, prendendolo non in testa ovviamente gli togliamo di meno. Però buono, perché è morto. Ottimo, ottimo. È appesa. Ah, è un'offerta. A chi? Una volpe. Ah. Ok. Così a caso. Ma non siamo a fa niente. Pochissimo danno, perché? E tra l'altro questa trasformazione è inutile perché non possiamo parare i loro attacchi. So attacchi ad... Che fine abbiamo fatto? Vabbè, ci siamo leggermente buggati dietro il testone. Che non si muove, tra l'altro. Ah, ok, ok. Riusciremo a scappare da qui? Non si muove! Ah, ecco. Ah, col bastone mi mangia. Col bastone facciamo danno. Senza quella trasformazione invece sarà un po' uno schifo, eh? Boh, non lo so. Ma che boss fight strana? Ma è stranissima, ma che è? Ma lo dobbiamo beccare in faccia, proprio in faccia. Ah, c'ha un...
Ha una pietra in fronte. Forse quella dobbiamo colpire. Se si fermasse un attimo, eh? No. Vabbè. No. Sì, forse un po' di più glielo facciamo di danno, sì. Vabbè. È tragicomica sta battaglia. Oh, sì, no, non lo, sì, l'ho preso, ma rimane lì in volo però. Vabbè, pensiamo a lui. E adesso faccia di cazzo. Così. Cioè, no. Ma che boss fight è? Ma chi è?姚姐，姓甚名谁？老实说来，若有半句变化，叔叔的听罢可不长眼。哼，好险好险，多谢恩人搭救，我是大力王的女儿，名叫平平。胡扯！牛魔王何来女儿？哄骗我老朱，讨打！我记得你，我母亲玉面公主，就是被你所杀。母亲死后，我便一直跟着父亲生活。铁扇公主心善，认我做了养女。后来，哥哥从南海学成回来，我们一家团聚，终于过上安宁日子。 哥哥一向孝顺，对我也甚是关照。可是不知怎的，不久前他忽然性情大变，他悄悄招了火云洞的旧部过来，先是求了父亲，又困住母亲。我实在没有法子了，才跑出来搬救兵。可可的一出山口，就撞进了哥哥的手下。哼，那牛魔王神通无穷，我跟师兄两人且斗他不过。 谁在仙人保护身？怎么到了你这女怪嘴里啊？说求就求了。谁能料到自己儿子反目成仇？做父母的，谁又真的狠心对亲生孩子动手？呆子，这小狐狸哄你玩呢。你们看看这里，若不是哥哥的三昧真火，又怎会落得如此凄惨？不好！ 父亲性命，请客急救，请猴哥哥务必助我一家渡此劫难。Ma stava tanto bene, padre. 火焰山极凶极险，这只蛟鹩虫儿你却收好，倒是自有用处。哎，这声音耳熟的很呐，老朱我去探探便知。 来不及了。
Kong哥哥，我在前面带路。 È un luogo adatto per giocare. No, aspetta, aspetta, che cos'è? È il toro. Sembra proprio un caprone gigante. Ok, è il toro. E quindi dovrei tipo buttarmi? Pare di sì. 50 metri d'altezza, niente danni. Quando lo facciamo noi moriamo. Non si fa. Valle della Fornace. Un vecchio meo. C'è una divinità nei paraggi. Vediamo. Vediamo chi è. Sicuramente. Sicuramente quella divinità la dovremmo affrontare. Ma non prendiamo danno, nonostante stiamo camminando sulla lava. Che cosa particolare? Che cos'è sto schifo? Dattero del fuoco. Questo? Ok. Ah, c'è un sacco di vita. E non è uno spirito, però. Strano. Un carro. C'è un cazzo. Ah, ma aspetta. Parla sto coso? Tira. Ah, ma è uno di quei carri. Per il momento direi di no. Riproviamo, ma non penso. No, infatti. Abbiamo bisogno di un oggetto. Wonzo. Sudo. Odo.
Bel bastone. Nuvola nebbiosa, nebbia nuvolosa. Però perché sono due a parlare? Non so chi tu sia, però morirai. Nuvola nebbiosa. Sono riuscito a spezzarlo, mannaggia. Azz, interessante. Si cambiano in maniera molto veloce. Quindi bisogna fare molta attenzione. Mi piace così. A parte questo che tira la G-Raser, però non lo sopporto. Non sto schivando. Non stavo schivando a caso, stavo cercando di spegnermi. Però sì, è una schivata a caso. Sostanzialmente. Ah, tutte e due insieme, così. Dai, che fatto fuori uno dovrebbe essere molto più semplice. Fammi combattere. Maccia quel porco. Dai. E mo? Mo che fai? Ah, bastardo. Ok, e uno l'abbiamo interrotto. E due, dai! Questo è un po' troppo presto. Fa vedere? Fammi un bel attaccone potente. Mazza, non gli ha fatto niente. Chissà che cazzo mi credevo. Comunque come trasformazione è una bomba, perché Madonna, è partita la paralisi. Dura un botto, dura un botto. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Bello scontro. Bello scontro, facile. Forse anche per via della trasformazione. Però bello scontro. Capo di selce. No! Sembrava quasi che avesse un punto debole sulla schiena e non so riuscire a colpirlo. Oh, Non gli siamo a fare niente, però.
Ogni tanto un attacchino critico ci sta, ma qualcuno ci sta sputando fuoco. Infatti, guarda là. No! Esci cara di me. Sarà il suo punto debole il ghiaccio, no? Sì, schiviamo sempre l'anno prossimo. Vabbè, dai, usiamo la paralisi, tanto ormai. Interessante, cristallo del fuoco di Samadhi, è un materiale ed è pure uno spiritazzo epico. Ma che è un diavolo? Che cos'è quel... Aspetta, che sta succedendo qui? Ce ne sono due. O sono diversi? No, sono due. Sono enormi. Sono la versione ingigantita di quelli che abbiamo incontrato finora. Sì, se scendi. Easy. Grossi e fessi. E dobbiamo salvare il dio toro. Ce l'ha chiesto una volpe. Quindi, sì. Che si lamenta del fatto che il fratello ha tradito il padre e sta cercando di prendere il controllo di qualcosa.难保不是盼望我们都气死了，好与你哥哥在这山中逍遥快活。母亲冤枉！若不是心有父王安慰，我何苦找到上仙一起来这里央求？狐狸精就是狐狸精，我看你只想骗去芭蕉扇做个人情献给聂儿。我是父王的亲生骨肉。 承蒙母亲不弃，才得以苟活至今。哥哥待我再好，又怎比得上双亲的天恩呢？扇子的事我意已决，当时多造的孽缘，如今不配自怜。Giusto, prendersi le proprie responsabilità. 挑这个时候来，是何缘由？师姐，这是你的家事。 为界外人，本不便智慧，但平儿找到我，说天命人已经到了火焰山。天命，乖乖听老天命令。气个老不死，名字起得倒怪传神的。他的真实来历，
Più di così? Com'è possibile? Ho sempre amata. Un classico. Pensavo l'avrebbe ucciso. No, è il numero uno. Numero uno. Grandissimo. Custode delle montagne infiammate. Sembra un boss particolarmente ostico così a guardarlo. A meno che non ha qualche... due fasi? Chissà. Dov'è? Ma li devo far fuori per forza, questi qui. Sì, chi ci arriva lassù?
Ma siamo lentissimi in acqua, o è una specie di maledizione della trasformazione? Perché è successa anche con... Sì, è successa anche con l'unghie gialle. Certo che il nostro amico cinghiale però non gli sta a fare niente a questi, ci sta a mettere 25 anni per fare qualcosa. No, non ce credo. Non abbiamo abbastanza mana, ma quanto l'abbiamo usato? Altra volta, te ne vai. Codardo. Anzi, no. Non ci arriverà mai lassù, vero? No. Attenzione! Il cavallone muscolosissimo! Perché? Cos'è? A casaccio? No, no, aspetta, fermo, calma, calma, calma. Meno male che mi sta a curare, guarda. È un salmone. Beh, complimenti al cinghialetto. Vabbè, contiamo sto coso. È tipo un'anguilla, boh. Ha un botto di vita! È diventata bianca adesso. No, c'era da solo una sciacquata. Thank you.
Ha fatto prima lui. Io sta cosa delle palline d'acqua non capisco a che cosa possa servire, onestamente. E vabbè. E fin qui. Allora, bisogna raccogliere le sfere. Però, perché? Visto però. E fammi raccogliere le sfere in pace. No, ho fatto. Divento tipo fatto da... È tipo una barriera. Ma non ne so mica tanto... Non ci sto a capire niente. Oppure gli facciamo semplicemente più danno. Mi sembra che siamo molto più efficaci. Minchia se siamo più efficaci. Non si legge niente. Beh, non mi sembra particolarmente potente. È sempre così. Ok.
我再去四处找寻找寻，老娘虽然跑了，难说宝贝还在山内。 Ragazzi, per oggi ci fermiamo qui. Penso che siamo arrivati a metà capitolo, se non l'abbiamo addirittura superato. Penso che la prossima volta lo finiremo. Comunque, se il video vi è piaciuto lasciate un like, io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo in un prossimo video.